Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come tutti i sabati riprendiamo cioè la nostra rassegna di orologi con le novità della settimana. Tutta settimana qualcosa abbiamo come novità, ma di solito fino adesso, insomma, riusciamo ogni settimana ad avere qualche novità. Ricordo che poi mercoledì prossimo ci sarà invece la seconda trasmissione, sapete quella che mandiamo in onda ogni 15 giorni. Dedicata un po' agli orologi senza i Rolex, senza i Rolex, mentre oggi abbiamo parecchi Rolex da farvi vedere. Mercoledì, ecco, sono più orologi vintage, non Rolex, un po' più per appassionati, per quelli che buon gustai, gente che voglio dire non è tanto legata a un certo tipo di orologio, ecco, da investimento, tra virgolette, ma comunque all'orologio da godersi al polso. Quindi appuntamento a mercoledì pomeriggio per chi ci segue sempre sul canale Marengo Flavio di YouTube. Per chi ci segue invece via televisione sul canale 14 di Telegenova, la domenica sera, purtroppo il mercoledì, ecco, in televisione non ci siamo, quindi dovrebbero, se desiderano vedere quest'altra trasmissione, diciamo così, collegarsi con YouTube, col canale Marengo Flavio. Detto questo, direi che provvediamo ai saluti della regia Conslato, provvediamo a salutare la nostra Sara direttamente dalla via Franchigena. È arrivata, tutto bene? Vi siete divertiti? Avete camminato? Ma vi siete fatti a piedi Da Siena a da Siena fino a Gallina? Gallina. Gallina è, cioè, Dovevamo arrivare molto più in là, ma ci siamo non ce l'avete arrendati. fatta, non perché dovevate arrivare più avanti, non ce l'avete fatta. L'età è quella che è, non ce la fate. E quindi direttamente dalla via Franchigena è qua a farci vedere i nostri orologi. Oggi cominciamo subito con un Rolex Lady nodata, sì, degli anni 70, quindi vetro plexiglass, 27 mm di diametro, la richiesta è 1700. Direi un entry level dedicato alle signore che ancora amano, apprezzano l'orologio di piccole dimensioni, che più delle volte è più adatto al loro polso, quando il polso è piccolo, perché poi ci sono delle donne che magari hanno anche il polso grande, no, però la maggior parte vedo che insomma il polso non è tanto grande. D'accordo, va di moda l'orologio grande, visibile, meglio leggibile, tutto quello che vogliamo, ma esteticamente io, ecco, sono per l'orologio piccolo al polso femminile. Questo potrebbe essere un caso, tra l'altro vedete come i prezzi scendono, no? Perché siamo a 1700, ecco, fosse solo con 34 mm sarei qua a chiedere 3200-3500 euro. Ritiriamolo, oppure se vogliamo salire di diametro possiamo andare a misura media, 31 mm, altra misura chiamata boy, però oggi molto apprezzata dal pubblico femminile, e ne abbiamo uno d'oro. Ne abbiamo uno d'oro. Qua la richiesta è, mi pare, era una volta era 3.700, adesso eravamo arrivati a 3.400, mi pare, come richiesta. Confermo questa richiesta. 31 mm, vetroplastica, quindi anni 70, no scatto rapido di data. Se non vi piace il cinturino blu, lo cambiamo, nessun problema. Sapete che noi i cinturini in genere o lo lasciamo quelli che ci sono insomma, momentaneamente, oppure li cambiamo magari a nostro gusto, no? Però ovviamente possono non essere graditi, nessun problema. Ne abbiamo cinturini, ce ne saranno boh, 200 in negozio, quindi troveremo senz'altro quello che vi può andare bene. Ritiriamolo. Poi c'era ecco, il padellone di Omega, quello bello col quadrante di Loché del 52 col calibro 265. Qui avevamo chiesto 1200, però ragazzi, 38 mm è piuttosto raro, è piuttosto raro. Tra l'altro il quadrante è un po' vissuto, d'accordo, ma che poi è il bello dell'orologio, no? Il quadrante vissuto, il quadrante un po' marcetto se vogliamo, ma è quello che conferisce all'orologio il fascino, la particolarità se vogliamo, e il sapore vintage, no? Sapore d'epoca.
Qui la richiesta appunto era 1200, 38 mm, i secondi sono al 6, poi abbiamo queste cifre arabe, e ai quarti invece barrette, no? A parte che forse c'è un 12, ma non riesco a leggerlo, mi sposti un po', perché c'è un riflesso che non capisco, se a ore 12 abbiamo la cifra, le due barrette, ecco. Perché c'è un riflesso che è un po' così, non si riesce a togliere. Però l'orologio in ordine, anche qui cinturino, se vogliamo lo cambiamo, nessun problema. Omega col calibro 265 del 1952 questo orologio. Quindi magari se qualcuno è di quell'anno potrebbe così approfittarne. Ritiriamolo, vedo che ci sono tante persone che sono attratte dall'orologio della propria leva, del proprio anno di nascita. Di questo chiediamo 4-8, è un anni 70, fine anni 70, col quadrante aftermarket, però attenzione, abbiamo il suo quadrante originale. Ed è il vetroplastica, in questo caso quadrante bracciale Jubilee. Automatico 36 mm. Raccomando sempre, quando acquistate questi orologi col quadrante aftermarket, fatevi sempre consegnare il quadrante originale, no, perché sennò poi un domani magari perde valore. So che il 90% delle persone che mi seguono, ma comunque che sono attente ai Rolex, sono anche diciamo così interessate alla conservazione del valore, no? Se un domani vogliono cambiarlo non vogliono avere problemi e vogliono che sia valutato al meglio, cosa che insomma con Rolex siamo abbastanza tranquilli. Devo dire con gli orologi in generale, l'orologio io dico sempre è un gentiluomo che ti rende sempre la cifra che tu hai speso per lui nel tempo, poi c'è l'orologio che te la rende dopo più tempo, c'è quello dopo meno tempo, però bene o male i soldi in orologi non sono mai spesi, ma comunque tesaurizzati, Ritiriamolo, poi il 10% degli utenti di Rolex che non sono interessati alla loro rivalutazione in genere sono le donne, le donne non frega niente della rivalutazione, le donne devo dire si avvicinano all'orologio unicamente per amore, per gusto, non sono interessate a speculazioni, ma poi mi si rivaluta, non mi si rivaluta, no, quello mi piace, lo compro, diventa il mio orologio. Diciamo affermo un rapporto con esso, con lui, e diventa il mio orologio. Le donne sono diverse dagli uomini. Ritiriamo, per fortuna in questo caso, per fortuna, perché apprezzo molto di più l'atteggiamento, l'approccio che hanno le donne verso gli orologi che non quello degli uomini. Questo è un gioiello, più che un orologio, è un gioiello, è un Lady, un 27 mm della Vacheron Constantin, un Overseas. La richiesta è 6.500 euro, un orologio che oggi di listino saremo intorno ai 15.000, penso, ecco, perché tra l'altro è così impreziosito da questa lunetta con circa un carato e mezzo di brillanti. Attenzione, qua devo dire c'è questo connubio, no, di brillanti, materiale nobile con l'acciaio, materiale invece non certo nobile, che è un po' una moda di oggi, ecco, è una cosa che so, 50 anni fa sarebbe stata impensabile unire legale i diamanti all'acciaio, i diamanti erano legati ai metalli nobili, quali per esempio oro bianco, oro giallo, il platino, eccetera, no? Oggi invece c'è questa tendenza molto più sportiva, no? Di impreziosire l'acciaio, l'orologio d'acciaio sportivo, però dargli un tocco di eleganza, di prestigio attraverso magari così l'innesto dei brillanti, come in questo caso. Bracciale integrato, automatico, scatola e garanzia, questo è il, mamma mia, il modello è il Overseas, sopra i mari, ho dedicato un veliero particolare che si chiamava così. Bello, ritiralo. Poi sempre dedicato, penso, sì, al pubblico femminile.
anche se comunque un 34 mm, un orologio che è da considerarsi da uomo. Vediamo un po' se riesco a liberarlo perché si è incastrato il cartellino. E tra l'altro noi abbiamo dei cartellini molto grandi che sono utili, sono antiestetici per eccellenza, perché sono terribili da vedersi, è vero, però molto utili perché pratici per noi che poi trattiamo gli orologi per lavoro, perché possiamo, ecco, scrivere parecchie informazioni sul cartellino e quindi insomma avere sott'occhio il quadro dell'orologio, se è corredato, non corredato, di che anno è, se ci sono particolarità, eccetera, eccetera. Questo è un 2000, 90, è un 90, scusa? 92, però attenzione, un bel giovanotto, molto ben conservato. 5,7 la richiesta, è un date, 15.200 la referenza, quadrante bianco, con cifre romane, con sopra indici in acciaio rodiato, ovviamente automatico, scatto rapido, zaffiro il vetro, 10 atmosfere. Fai vedere lo stato di conservazione, Sara, che è molto importante in questi casi, perché voi dovete sì vedere il prezzo, leggiamo il prezzo, ma rapportiamolo sempre a uno stato di conservazione, specialmente per questi modelli è difficile trovarli in queste condizioni, perché dico sempre, questi sono orologi che chi li aveva negli anni 90 li indossava proprio alla morte, li indossava sempre, tutti i giorni, inesorabilmente, proprio giorno notte. C'è tanta gente che ci dormiva anche con l'orologio. Io sconsiglio di dormire con l'orologio, assolutamente no. L'orologio va riposto di notte sul comodino, magari ecco in posizione piatta, possibilmente lo lasciamo riposare. E comunque una cosa anche abbastanza igienica, devo dire, perlomeno per quel che vedo quando lucidiamo e puliamo gli orologi, i bracciali. Voi non sapete quanta sporcizia si annida negli interstizi fra le maglie, no? In pratica, guardate, andare a letto con l'orologio è come andare a letto con le scarpe, credetemi, non esagero. Noi non ce ne accorgiamo, ma raccolgono un sacco di polvere che poi ecco si mischia insieme a così ai residui della pelle e forma un materiale piuttosto sgradevole, che magari non lo vediamo, non ce ne accorgiamo, ma c'è. Quindi no, l'orologio a letto, ritiriamolo questo, anche perché poi insomma poi potete anche ferire, no, la persona con cui eventualmente dormite. E di questo abbiamo chiesto, questo qui avevamo chiesto 5,8, poi insomma l'avevamo abbassato a 5,3, confermiamo i 5,3. È un Oyster Quartz acciaio oro degli anni 80, un orologio che è particolare, perché poi alla fine, ecco, l'Oyster Quartz non ne hanno fatti tanti, non ne hanno venduti molti. È stato, diciamo, un momento di cedimento di Rolex negli anni 70, fine anni 70, quando sembrava che il quarzo fosse il futuro dell'orologeria. Anche Rolex si è così adeguata in un primo momento, tra l'altro realizzando un ottimo quarzo, in particolare col motore passo passo, eccetera. Quindi il quarzo di Rolex non è certo il semplice movimento quarzo che troviamo nella maggior parte dei segni a tempo. E tra l'altro un disegno un po' diverso, come dei Just, questo col movimento quarzo, perché abbiamo il bracciale integrato, vedete, no? Devo dire molto bello, un bracciale che richiama un po' l'estetica del bracciale Jubilee, però con queste maglie sempre orizzontali raccordate da questi elementi verticali in oro, però diciamo un po' più geometriche, un po' più squadrate, se vogliamo, rispetto alle più rotonde maglie del bracciale Jubilee. Bello, gradevole, e poi insomma un orologio che potrebbe un domani avere uno sviluppo interessante, ma l'ha già avuto, ecco, sotto il profilo collezionistico, perché rappresenta, ricordiamoci, è comunque un momento, una pagina della storia Rolex, la produzione dei movimenti quarzi. Ritiriamolo. Questo invece era l'Omega Acquaterra, quello per cui abbiamo chiesto 3008, confermiamo la richiesta, e qui c'è un bel quadrante, anche se ha qualche segno nella parte periferica. Adesso stavamo valutando un attimo un po' la sostituzione o meno, vediamo un po', perché non volevo cambiare il prezzo
perché magari è vero che questo quadrante, insomma, può essere un po' così astioso per qualcuno. 41 mm coassiale automatico acquaterra, a mio avviso uno dei più bei modelli che l'Omega realizza tuttora. Richiama un po' l'estetica Rolex, anche se conserva le ansie ad elica. E poi ci sono, insomma, un impermeabile 150 metri, coronavite, quindi insomma, garantisce anche una certa robustezza. Acquaticità, se vogliamo, cosa abbastanza importante nei nostri po nei no alle nostre latitudini, almeno ecco, nelle nostre zone, Genova, Liguria, zone di mare, l'acquaticità di un orologio è una cosa molto importante, no? Perché tutti noi gradiamo avere un orologio che magari se, ecco, adesso cominceranno con la bella stagione le pause pranzo al mare, lo dico suscitando l'invidia di tutto il nord Italia o il centro Italia che invece non può farlo, ahimè, ecco, e quando andiamo a fare la pausa pranzo al mare non ci vogliamo togliere l'orologio, vogliamo stare lì, prendere il sole, farci la doccia, andare in bagno, eccetera, tipo, l'orologio lo vogliamo avere al polso, no? Un po' perché non vogliamo lasciarlo in giro e un po' anche perché ci serve, no? Perché se sei in pausa pranzo devi sempre tenere d'occhio l'ora, no? Hai un'ora di rientro, in genere noi per esempio facciamo 12 e mezza, 15 e 30, quindi ci sono quelle 3 ore, se sono in cesare al mare devi stare attento, devo andare via alle 2 e mezza, devo fare la doccia, quindi l'orologio serve. Ecco perché l'orologio acquatico serve tanto, è molto gradito nei posti di mare. Ritiriamo, e questo lo è, assolutamente, questo lo è. Poi c'era l'altro Explorer 2, che è quello senza corredo, quello per cui abbiamo chiesto 7 e 8. No, scusate, chiediamo 7 e 2 di questo, no, 7 e 2, 7 e 2. 7 e 2 è quello senza corredo, quadrante nero, bello, devo dire, in ordine, tenuto bene. Mi pare, non so se abbiamo messo anche l'anno, anche se l'anno non è che sia molto importante, credo comunque sia un fine anni 90. Revisionato, ve lo diamo, un anno di garanzia, anche questo ovviamente è un 100 metri, quindi un orologio che garantisce, ecco, l'acquaticità di cui parlavamo prima, 10 atmosfere, quindi il calibro è il 31,85 con avanzamento rapido della lancetta delle ore, ecco, vedete che poi alla fine è un fine anni 90, sicuramente può essere anche un primi anni 2000, perché abbiamo già la free block, c'è ancora il bollino verde, fuori i fori presenti, non è un fori ciechi, quindi dovremmo essere tra il 90, dopo il 97 sicuro, tra il 97 e il 2001. E che dicevo, è un due fusi orari, è un GMT questo. Ricordiamoci che l'Explorer 2 comunque garantisce la lettura di due fusi orari, uno sul quadrante e l'altro attraverso la terza lancetta, quella col triangolo e lo stelo rosso, che adesso è nascosta dalla data, dalla lente della grandata, della data. E garantisce la lettura del secondo fuso orario sulla lunetta graduata 24 ore. Ritiralo. Un altro 38 mm, questa volta della Longines del 1940 col calibro 1268Z, quindi non ZS ma Z con i secondi al 6, e anche qua la richiesta era 1400. Questo è un pezzo anche particolare, con un quadrante originale, ben conservato, gradevolissimo. Questo è un pezzo a collezione, ecco. Se ci sono ancora i collezionisti, perché poi anche lì, no, collezionisti, cioè, collezionista di orologi dovrebbe essere uno che intanto ha un tema, no? Cioè, in genere il collezionista colleziona non orologi così a babbo, no? No, magari ha un'idea precisa, per esempio, non so, vuole tutti i diver, vuole tutti solo tempo, vuole tutti, che so, dress watch, vuole tutti i 38 mm. Ha sempre comunque il collezionista un
un tema preciso. E qui se ci fosse per esempio un collezionista di 38 mm della Longines, non se lo assolutamente, no, 1.400 è la richiesta, scusa, non 2.4, un po' caro, sì, 1.400, e non se lo lascerebbe certamente sfuggire questo, se non lo ha già, se non lo ha già, perché un pezzo del genere è abbastanza raro da trovarsi. Io comunque, più che collezionisti, conosco amanti degli orologi, coloro i quali li comprano per magari anche goderseli al polso, poi dopo un po' di tempo cambiarli, no? Giocarci un po', eccetera. Quindi gli appassionati, ecco, gli appassionati. Collezionisti, devo dire, collezionisti veri e propri, ne ho conosciuti pochi, ne ho conosciuti pochi. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era un altro bel GMT Diver della Eberl, lo scafo Master, qui la richiesta era 2,7, avevamo chiesto con scatola garanzia, questo è un bel pezzo, è nuovo praticamente, non so se abbiamo scritto l'anno, guarda un po', 2020. Non c'è? 2020. 2020 è un orologio nuovo, e questa è una bella idea, per esempio, come orologio estivo, come orologio da vacanza, un orologio che ti garantisce la lettura del secondo fuso orario, che può assolutamente servire per chi va magari in vacanza fuori Italia, no? Sara, dove vai? Dove devi andare in vacanza ancora? Adesso, dove devi andare quest'estate? Albania. Albania. Quest'estate la Sara va in Albania, così almeno l'abbiamo avvisato, la Sara va in Albania quest'estate. Ecco. Ma che vai cercando in giro per il mondo, che non hai invece qui a casa tua, nella domus tranquilla, nella domus famiglie, no, niente, no, lei deve sempre girare, sempre girare. È un 42 mm questo, è un 42 mm, grande. La cassa in acciaio brunito, cinturino in caucciù, dicevo, un orologio che garantisce comunque di stare al polso 24 ore, in ogni condizione, non ha paura di nessun trattamento, ecco, potete fare il bagno, andare a arrampicarvi su per le montagne, andare in canoa, potete fare tutto quello che fa la Sara, fare tutto quello che fa la Sara, che con questo orologio siete tranquilli. Scatola garanzia, bello, anche un'ottima leggibilità, ritiralo. Poi c'era questo che invece è un altro gioiellino, Lady del 2002, e qui la richiesta, non so, poi c'era un po' di interessamento su questo orologio, però vabbè, era, mi pare, 5,3 che confermi, 5,4 scusate, che confermiamo. Sembra finto, no? No, bello, perché questo tra l'altro ha una particolarità tecnico-estetica, che è quella degli indici, che sono sì bicchierini, però impreziositi da dei rubini di sintesi, no? Rubini di sintesi, quindi corindone sintetico, no? Voi mi direte, ma come, non sono corindoni naturali? No, in genere per fare i quadranti, per fare determinate cose, si usa il sintetico perché è più uniforme come colore, possiamo produrne quanto ne vogliamo, no? Non siamo legati al naturale, con il colore naturale trovi, che so, 20 carati, e se tu ne hai bisogno di 50 di quel colore lì, non lo puoi fare. Quindi in realtà quando i quadranti sono abbelliti da gemme di colore, le gemme sono sempre sintetiche, come nel Cartier, per esempio, il cabochon è sempre sintetico, no? Sempre sintetico. Sennò è chiaro che un orologio avrebbe un colore, quell'altro un altro, perché nelle gemme naturali non puoi avere l'unicità del colore. Invece nel sintetico tu produci un panino di corindone sintetico, che è sempre un ossido d'alluminio, cioè un cristallo particolare. E poi tagli le fette come col salame e ti vai a prendere tutto quello che ti serve, no? E qui il diametro mi pare sia 31, anzi no, scusate, 29, un lady, attenzione, un lady. Qualcuno di voi mi ha chiamato credendo fosse un grande, un 39 mm, a questo prezzo l'avrei preso sinceramente anch'io. Ci vuole il doppio, ci vuole come minimo per provarlo con 39 mm.
E poi non avrebbe il quadrante con i rubini, no? Perché la versione da uomo 39 mm della Yachtmaster Acciaio Oro non ha il quadrante rubini. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era questo Vacheron, questo qui, mi siete mancati, io pensavo che, poi cosa avevamo chiesto? Mi pare avevamo chiesto 4, 4 e mezzo, 4 e 4, una cosa del genere, su questo P454, un movimento straordinario di questo Vacheron Constantin. Peccato per il diavolo, peccato, orologio degli anni 40, non potrebbe avere un diametro di 40 mm, qui il diametro è 33, qui il diametro è 33. Secondi centrali, cassa oro, anni 40, 4,4 la richiesta, ma questo è straordinario, questo è un orologio davvero unico, davvero unico, proprio bello, bello, bello. Per gli amanti del caso, perché è ovvio che insomma, sono orologi questi che devono necessariamente essere graditi, no? Ci vuole la passione di quella di cui accennavo prima, no? Ma ne conosco tanti di appassionati. Quindi non è un orologio da esibizione questo, non è un orologio da mostrare tronfi, no? Con cui magari tirarsi un po' su, no? Far vedere al polso, guarda qua che cosa c'ho, eccetera. No? No, è un orologio da interiorizzare, che passa un po' inosservato, però attenzione, attenzione, se ci sono anche tante persone che conoscono, che sanno, quindi poi fate un'ottima figura indossando un orologio del genere nei confronti di chi lo conosce, lo apprezza sicuramente. Fate un'ottima figura, ritiramelo. Questo invece è vabbè, un classico Rolex, qui la richiesta mi pare fosse 7.400, una cosa del genere, ecco sì, 7.400, sì, tutto d'oro, col bracciale presidente, misura media 31 mm, vetro zaffiro, no data, quadrante champagne. Anche qui insomma lo stato di conservazione è egregio, tenuto molto bene, e questo è un orologio bracciale dedicato meglio insomma al pubblico femminile, perché poi è un 31 mm, no? Quindi misura media, che ricordo è una misura concepita per l'uomo, no? Lo chiamavano boy, era l'orologio che una volta si regalava, questa misura perlomeno, si regalava al giovanotto, al diploma, no? No, al diploma, comunione, insomma, un po' presto. Però al diploma, no? Quando a 18 anni, 18-19 anni, veniva regalato questo primo Rolex al giovanotto. Quindi a un uomo, e lo chiamavano boy, no? Proprio per quello. Parlo degli anni 70, ecco, 70-80. Quindi ai miei tempi, sa, ai miei tempi, adesso un po' meno, No, adesso è considerato da donna, è considerato in misura media un orologio da indossare per le donne che non amano l'orologio piccolo ma nemmeno troppo grande, no? Quindi cercano quella via di mezzo che le accontenti e devo dire molto gradito il boy, appunto. Ritiralo, ritiralo. Questo è bello, questo. Ora, Flavio ha una specializzazione nel mettere i cartellini nei posti più incredibili degli orologi. Già dicevo prima che questi sono cartellini che sembrano, scusa che devo vedere il prezzo. Sì, qui la richiesta è 3-4, questo l'abbiamo ridimensionato di parecchio, questo orologio qua, questo Seamaster, particolarissimo degli anni 70, tanto bellissimo, Questa cifra è da comprare, attenzione, il calibro è 1861, carica manuale, e qui insomma è chiara, no? È chiaro che in quest'epoca l'Omega non aveva ancora deciso cosa fare della linea Speedmaster, cosa fare della linea Seamaster, no? Addirittura qua insomma con il nome Seamaster, vedete, realizza un cronografo, pulsanti a pompa, carica manuale, con la cassa Tonneau, siamo negli anni 70, l'estetica è quella, no? E quindi insomma un orologio che si sovrappone, si affianca, no? Quasi un doppione dello Speedmaster. Addirittura il logo, no? Il logo che adesso lo vediamo
inciso nel fondello, è lo stesso dello Speedmaster, l'ippocampo, no? Lo stesso, non so se si vede, no? Non è facile inquadrarlo, d'accordo, è lo stesso. Quindi Seamaster e Speedmaster all'epoca ancora erano due linee abbastanza simili, no? L'Omega non aveva ancora deciso che taglio far prendere a 2016. Poi in seguito abbiamo visto che Seamaster è la linea diver, è la linea degli orologi un po' più strong, un po' più sportivi, se vogliamo anche, come abbiamo visto col Seamaster Acquaterra, sportivo elegante, no? Mentre la linea Speedmaster comprende unicamente i cronografi, i cronografi. Seamaster anche cronografi, anche cronografi. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo invece è un bel Air King, 34 mm, non corredato, la richiesta è 3,9. Qua è 3,9. Qui l'altro giorno non mi sono capito con un amico, di Alassio, che lui giustamente mi dice: ma no, quello 3,6 scatola la garanzia. Mi dice: ma no, ma 3,6 non ha la scatola garanzia. Invece avevo chiesto 3,9 e quello da 3,6 era un altro vetro plastica. Questo invece è un vetro zaffiro, questo, no? E la richiesta è 3,9. 34 mm Air King, orologio universalmente richiesto, utilizzato dal polso femminile e maschile, non c'è nessun problema. Qua lo vediamo con la versione quadrante argento. Quadrante argento. Fai vedere com'è conservato, perché l'orologio è molto ben conservato e non ha il corredo di scatola garanzia, anche se una scatola ve la trovo. Una scatola Rolex dovrei averla da darvela, da darvi eventualmente. Quindi per chi poi volesse, ecco, spendere qualcosa a meno, perché attenzione che questi orologi poi corredati arrivano intorno ai 5.000 euro, c'è uno sbalzo notevole tra il corredo e il non corredo in questi orologi. Motivi non li so, sono quei misteri della fede che mi porterò nella tomba senza aver capito mai, ma d'altra parte l'animo umano è la cosa più incomprensibile che ci sia su questa terra, no? Non si capisce come mai ci sia qualcuno che è disposto a spendere 1.500 euro in più per lo stesso orologio unicamente perché è equipaggiato di scatole a garanzia. Ma questo ho mai capito. 1.500 euro sono tanti, sono tanti, solo per una scatola a garanzia che non valgono niente. Perché poi la garanzia Rolex di un orologio degli anni del 97, no? Questo non so di che anno sia, facciamo finta che sia un 97. Un 97? Allora, guarda caso. 97, cioè la garanzia Rolex del 97 mica vale. Cioè, non è che potete andare dalla Rolex e dire che l'orologio mi si è fermato, ho la garanzia, me lo aggiustate gratis? Provate un po' a vedere cosa vi rispondono, Ritiriamolo, in realtà la garanzia importante è quella del venditore, che il venditore vi dà, che è lui che si impegna a garantirvi l'orologio per il funzionamento, per l'originalità, per la lecita provenienza. Questa è l'unica garanzia nell'orologio usato che vale. Poi la garanzia a casa madre, che vale? Non vale, cioè non ha senso. Zenith, qua se avessimo scatto la garanzia, qui sì che ecco sarebbe giustificato una richiesta, che so, i 2.000 euro in più, perché un orologio del genere del 1957 equipaggiato con scatola garanzia, ragazzi, sarebbe tanta roba. Qui la richiesta mi pare sia 2,7, confermo i 2,7, sì, giusto? Questo è uno Zenith del 1957. Ecco, pensate, avesse scatola garanzia dal 1957 adesso, sarebbe una cosa rarissima trovare l'equipaggiamento, cioè la scatola garanzia conservati dopo quasi 70 anni, cioè in un orologio del genere, poi, che non era un orologio molto diffuso. Teniamo presente che in quel periodo questi erano orologi considerati un po' i top di gamma, no? Cioè chi voleva un orologio, un cronografo prestigioso, ma comunque un orologio di per sé prestigioso, importante, eccetera, andava a scegliere questi, gli Zenith, gli Eberhard, gli Omega, i cronografi, non andava certo a cercare Daytona, quello poco ma sicuro. E poi vabbè, il Daytona è diventato il Daytona, questi non sono cresciuti come il Daytona, no? Però attenzione,
chi l'avesse comprato nel 1957 avrebbe speso 150.000 lire, no? Per un orologio del genere, che all'epoca erano soldi, cioè, voglio dire, gli stipendi erano 60-50.000 lire al mese. E 39 mm il diametro, il calibro è il 146 D, il D sta per conta minuti 45, infatti abbiamo il conta minuti 45 e abbiamo il 40 originale e il calibro è quello della Martel Watch, realizzato dalla Martel Watch, azienda che poi è stata acquistata dalla Zenith negli anni 70. Ritiriamolo. Misura media, qui la richiesta era 4,8, confermiamo, del 2009, scatola garanzia. Noto che ha qualche segnetto magari che la telecamera di slato sicuramente non è impietosa, proprio evidenzierà, ma nel momento in cui lo facciamo revisionare, ancora da revisionare questo orologio, lo facciamo revisionare, va via tutto, torna splendidamente. 4,8 la richiesta, misura media vetro zaffiro, no data, 369 arabo, quindi un quadrante explorer, fra virgolette, che abbiamo, però bianco. E questo è il 177-210, perché 210? Perché ha la lunetta, vedete, godronata, no? Con gli indici in rilievo e questo decoro, appunto, a quasi canelè. Nella lunetta, che è sempre spiovente, però è un po' articolata, un po' diversa rispetto alla classica lunetta a spiovente cui siamo abituati, ed è in acciaio, attenzione, non è quella in oro bianco, quindi la referenza, appunto, 177-210 è caratterizzata meglio dalla lunetta godronata, se no sarebbe 177-200. Fai vedere lo stato di conservazione, che mi sembra egregio, già equipaggiato con col cassetto EasyLink, no? Con la parte finale snodata, che permette così, no? di aprire l'orologio un po' in maniera più semplice, più facile. Sottolineo che è la misura 31 mm, quindi attenzione, ci fosse qualche maschietto che pensa che questo sia un 34-36, no, è un 31. Scatola e garanzia, ritiralo. Moonwatch, sempre il Moonwatch, ancora ieri un cliente è arrivato, insomma, in negozio, eccetera, aveva il Moonwatch al polso e sono subito così stato rapito da questo orologio, che comunque è sempre bello. Qui la richiesta era 5,7, confermiamo la richiesta. Oggi il Moonwatch di listino costa 7,9, attenzione, se andate a cercare un Moonwatch, ce n'è una versione cinturinata, che l'hanno fatta appunto senza il bracciale, che costa 7.500 euro. La versione invece braccialata costa, mi pare, 7.900 euro, una cosa del genere. E tra l'altro la versione nuova del Moonwatch è molto diversa, il nuovo calibro, ruota colonne, che si ispira al 321, coassiale naturalmente, eccetera. Poi c'è un bellissimo nuovo quadrante su due livelli, che anche questo esteticamente ispirato al primo Speedmaster, quello del 57, cambia anche la grafica della lunetta, insomma devo dire molto molto bello, il nuovo Moonwatch mi piace molto, sempre vetro plastica e carica manuale, però un po' diverso, e costa appunto, insomma, costa quasi 8.000 euro di listino. Ritiriamolo, che se vogliamo poi alla fine non è nemmeno tantissimo, Daytona costa, mi pare, quasi 17.000 euro adesso, d'acciaio, costa 16,7, costa il doppio, insomma, non c'è quella differenza lì. A proposito di Daytona, qui avevamo rivisto la richiesta, che era 18.000 inizialmente, poi adesso siamo scesi di 700 euro, quindi facciamo praticamente 17,3, 17,2, insomma torna ai 17, lo possiamo dare. Del 91 corre dato di scatto di garanzia, eccolo qua il Daytona. Tra l'altro è la versione acciaio oro, quindi 15,223 come referenza, ed è quello che oggi costa più di 20.000 euro di listino, perché mentre 16,7 costa di listino l'acciaio, se andiamo a cercare l'acciaio oro ci vogliono più di 20.000 euro.
E come sappiamo sono orologi che sono difficilissimi da trovare in concessionario, quando anche ve li danno non vi fanno un euro di sconto. Il Daytona, tra l'altro acciaio, è ancora una referenza considerata hot, che spesso è acquistata unicamente per poi rivenderlo. Quindi insomma utilizzare questo orologio, questa non è una cosa bella, no? Che ci siano persone che acquistano questi orologi unicamente per rivenderli. Quindi approfittano, no, degli ottimi rapporti, della buona considerazione che hanno, con cui sono tenuti dai concessionari, che li privilegiano nella consegna di questi orologi, va bene, perché ne arrivano, ai concessionari ne arrivano 3-4 all'anno di Daytona acciaio e hanno centinaia di richieste, no? Per cui se vi danno il Daytona acciaio a listino vuol dire che hanno una grande considerazione in voi, per voi. Ebbene, è triste poi che, ecco, questa dimostrazione di stima che un concessionario fa nei confronti di una persona poi venga poi così mercificata, no? Venga poi tradotta in guadagno 7-8 mila euro, cioè, boh, una cosa triste, no? Però, come si sa. Oggi viviamo nell'era del danaro come fine, no? Tutto il fine ultimo di tutte le nostre azioni, di tutte le nostre cose è il denaro, è il denaro. Non esistono principi, valori, interessi, niente, no, solo il denaro. Reiteriamo, cosa proprio bruttissima. Ed è sempre peggio, ma meno male che io ho già un'età che fra una trentina d'anni ho risolto il problema, quindi non vedrò, non farò a tempo a vedere gli obbrobri che si stanno profilando, non li vedrò, li vedrai tu Sara purtroppo. 1200 la richiesta. No, noi siamo cresciuti ancora invece dove c'erano i valori, c'era l'amicizia, c'era la solidarietà, c'erano i valori umani che erano molto sentiti anche dalle persone importanti, che sono i politici di una volta, no? Tu prendi De Gasperi, Saragat, cioè questi guanghe che hanno fatto Pertini, cioè, ma erano uomini che, ma i soldi non gli fregava niente, questi prendevano la giacca, andavano e dovevano realizzare quelli che erano i valori, i sogni, no? Non gli interessava mica i soldi a loro. A De Gasperi il partito gli ha regalato una villa, questa è andata a vederla, dice, ma a me io non volevo questa villa, questo abitava in un appartamento normale negli anni, non gli fregava niente. Adesso invece uno va a fare politica per poi averne un rendiconto personale, soldi, eccetera. Va bene, dai, vediamo un po' al nostro Vulcain di 38 mm. Di 38 mm cassa oro, 1200 la richiesta con 40 originale. Poi ne abbiamo uno, sempre Vulcain. La Vulcain comunque era un'azienda che lavorava particolarmente bene, attenzione, no? Poi si è un po' persa, non è stato come marchio adeguatamente rinnovato, riproposto, però all'epoca perlomeno lavorava bene. E qui un raro esempio di dress watch 38 mm, quindi un padellone grande, con addirittura i piccoli secondi, vedete, sovradimensionati, proprio per facilitarne la lettura, che erano orologi destinati a chi ne faceva un uso professionale, in genere sì, in genere sì. 1200 la richiesta. Ritiriamolo, ritiriamo, carica manuale. Poi c'erano due lunette oro bianco, due 116 234, uno del 2012, quell'altro del 2011, e differiscono come richiesta, no? Perché uno ha un quadrante particolare, un quadrante Jubilé blu, molto accattivante, molto bello, molto richiesto. Per cui chiediamo 9.200 euro, l'altro invece chiediamo il listino che sono 8.800 euro. 36 mm entrambi, quadrante argento, quadrante Jubilé blu. E le cifre sono a barretta nell'argento, a cifre romane in oro bianco, radiali nel quadrante Jubilé. La lunetta per entrambi è in oro bianco, zigrinata. Zaffiro il vetro, 31-35 il calibro, solite cose. Braccialati entrambi Oyster, per uno chiediamo il listino, che sono 8.800 euro, quanto paghereste
se lo trovate in concessionaria, no? Mentre dell'altro chiediamo qualcosa in più per via di questo quadrante che lo rende ancora più raro, oltre che bello, perché questo è un quadrante che oltre ad essere raro è molto apprezzato, richiesto certamente, e anche bello, è anche bello. Entrambi corredati scatola garanzia, dicevo uno del 2011, l'altro del 2012, credo 2012 l'argento e 2011 il blu, vero? No, c'è un anno di differenza, ma non so niente, su un orologio non c'è problema. L'abbiamo fatti vedere come è stato in conservazione, più o meno, appoggiane uno, fai vedere velocemente il bracciale di uno, il bracciale dell'altro, così abbiamo preso due piccioni con una fava. Con una presentazione abbiamo fatto vedere due orologi, no? Cerchiamo di sfruttarle queste cose. Ecco, fai vedere anche il bracciale dell'altro, tanto perché a casa possono capire quello che è lo stato di conservazione. Mi sembra ottimale, ottimale. Ritirameli entrambi. Qui bisogna stare attenti, Sara, perché qui è scappato il perno, non ce l'abbiamo messo, anzi, presentalo così, lo facciamo vedere così. Qui la richiesta era, scusa che non devo vedere un attimo qui c'è scatola garanzia, un Seamaster 3.2 la richiesta, sì, è un Seamaster corredato, 39 mm di diametro, versione cronografo, zaffiro, 300 metri, valvola per lo scarico dell'elio, lunetta classicamente sagomata, girevole direzionale, eccetera. Poi c'è questo quadrante col decoro ad onde, che in questo caso è bianco. Seamaster è caratterizzato un po' da questo quadrante, decoro ad onde, le lancette scheletrate, gli indici bicchierini, sono caratteristiche estetiche, ne vedremo uno più avanti di Seamaster, però solo tempo, molto bello. E questa invece è la versione crono, quindi tranquilli, ci potete fare il bagno perché è un 100 metri, un 150 o di più di 100 metri, non so, adesso, comunque come minimo 100 metri. Ed è equipaggiato di scatola garanzia 3.2, poi sono cifre ancora secondo me abbordabili. Sono ancora abbordabili. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo è molto bello, cioè non c'è il corredo, però attenzione, è tutto compreso nel prezzo, no? È un GMT2 molto bello, fine anni 90, con la lunetta rossonera. Con la lunetta rossonera. Qui la richiesta mi pare che sia 9, 9 e mezzo, 9 e mezzo, 9 e 4, insomma, qualcosa del genere. Poi, se siete interessati, l'unica cosa che non ha il corredo, o meglio, ha il corredo solo della scatola, ha il corredo solo della scatola. Però devo dire molto ben conservato. Qui probabilmente hanno perso il corredo, succede magari. Traslochi, separazioni, ci possono essere motivi per cui, oppure addirittura davvero qualcheduno che negli anni 90 comprava l'orologio e non portava nemmeno a casa la scatola garanzia, anzi lo spacchettava cammin facendo e buttava nel primo cassonetto che trovava la scatola garanzia, pensando, boh, magari come si può fare con un telefonino, no? Con un telefonino, con un phone, che te devo dire? Cioè, una volta gli orologi erano comunque degli oggetti utili che uno acquistava perché gli serviva, no? Cioè, come va a acquistare un frullatore, va a acquistare un phone, cioè una radiolina, hai capito? Mi serve, non è che mi serve la scatola garanzia, mi serve vedere che ore sono. Perché all'epoca non c'erano i telefonini, Sara, quindi se volevi sapere che ore fossero, no, dovevi essere legata all'orologio da polso. Ritiriamolo questo, eh? Questo di nuovo è un orologio che segna anche l'ora, però straordinario, eh? Qui avevamo chiesto 2,7 trattabili, ve lo dico, però insomma dai, questo è un orologio che costava 10.400 euro nel 2002, attenzione, 10.700 euro, il Flying B, il Breitling Fly B della Breitling, no? Un orologio particolarissimo con questa cassa rettangolare sagomata con curvatura anatomica e questo quadrante particolarissimo argentè con disco centrale Grenet. Disco centrale che vedete indica i minuti con questa lancetta scheletrata, mentre l'ora è indicata a saltarello nel quadrantino a ore 12, diciamo, no?
l'estremità di questo quadrante, tra l'altro è laminato oro bianco, insomma è un orologio rifinito nei minimi particolari, davvero molto bello, davvero molto bello. Ore saltante al 12, e poi appunto con questi minuti decentrati con secondi poi al 6, con secondi al 6. Bellissimo sto orologio, 2,7 la richiesta. Per chi ama comunque questo genere di orologi di forma molto grande, tra l'altro, perché le dimensioni sono 44x40,5 come larghezza, diciamo, e ha uno spessore di 14 mm e mezzo. In ultimo dico che è un 10 atmosfere, quindi un orologio che potete anche usare in acqua. Ritiralo, ritiralo. Questo invece è il vecchio caro vetroplastica dei Just con 1601 di referenza, con la lunetta zigrinata, il calibro 1530, che è il vero e proprio trattore della Rolex come calibro. 36 mm, qui la richiesta era 4,5, che confermiamo, 4.500 euro. Questo è uno dei miei preferiti, perché comunque alla fine il vetroplastica ha sempre il suo fascino. Io quando li vedo indossati questi orologi, mi impressiono sempre piacevolmente, mi fanno sempre un bel vedere, E poi qualcuno di voi lo usa questo orologio perché magari lo ha avuto in regalo e lo ha acquistato magari diciamo in giovane età, no? E quindi in questo caso si tratta magari di un uomo maturo, perché questi orologi che sono stati fatti col vetroplastica fino alla fine degli anni 70, no? Inizio anni 80, poi è arrivato fino alla fine degli anni 80 il vetroplastica è rimasto, però hanno cambiato il movimento, è arrivato lo scatto rapido nel 1980. Quindi questi no scatto rapido, sì, li troviamo fino alla fine degli anni 70. Quindi chi lo indossa o lo ha acquistato a suo tempo, e quindi si tratta sicuramente di un uomo di una certa età, oppure magari lo ha comprato perché, ecco, così gli piace il vetroplastica. Pensate che c'è un sito, sicuramente lo conoscete, che si chiama Vetroplastica, no? Un forum, scusate, e che proprio perché, no, i fondatori di questo forum erano persone che dicevano che la produzione Rolex è finita quando hanno smesso di produrre l'orologio vetroplastica. Vetroplastica che poi è stato abbandonato per il vetro zaffiro, il vetro minerale. Gli unici che hanno conservato il vetro esalite sono i signori dell'Omega con appunto il Moonwatch. Ritiriamoci, potrebbe, perché poi il vetroplastica, se vogliamo, a parte il discorso estetico, no, ha dei vantaggi, ha degli svantaggi, ma anche dei vantaggi. I vantaggi, per esempio, sono quelli che non si rompe, no, perché è elastico, assorbe gli urti. Gli svantaggi sono quelli che si riga. Però è vero anche che si riga, ma è facilmente lucidabile, no? O se proprio alla peggio dobbiamo cambiarlo, il vetro plastica costa molto meno del vetro zaffiro. Il vetro zaffiro invece dicono che non si riga, non si dovrebbe rigare, ma in realtà si riga, e quando si riga non lo puoi lucidare, ma lo devi sostituire, e quando lo sostituisci spendi il triplo, se non il quadruplo. Questo pro e contro di vetro plastica, vetro zaffiro. Secondo me un po' come nelle biciclette il freno a disco o il freno a tacchetti. Io non voglio cambiare i miei tacchetti perché tutti quelli che sento che hanno i freni a dischi sono sempre dal meccanico, no? Perché fa rumore, le pastiglie si consumano, è rumoroso, è fastidioso, fa rumore, gratta, acido, no? E quindi ci sono poi delle novità che comunque non sono tanto meglio, non sono tanto meglio. E qui la richiesta era 1008, confermo, dai, 33 mm, calibro 83, IVC, è ancora qua, ve lo ricordo, questo orologino, qua mi ci vuole comunque un appassionato, un buon gustaio, una persona che non compra l'orologio unicamente per, così, esibirlo al bar.
Oppure anche una donna, anche una donna. Io starebbe molto bene a un polso femminile, un orologio del genere. Eh? Sì, questo è un grande orologio di cultura, un orologio di storico, se vogliamo, il calibro 83. Ritiriamolo, starebbe benissimo a una donna. Anche questo starebbe bene a una donna, sicuramente. Il Polar del 98, qui la richiesta era, mi pare, 7,7. Ora abbiamo visto senza corredo quello nero, per cui chiediamo 7,2, qua chiediamo 500 euro in più perché comunque ha un quadrante particolare, quadrante polar, quindi gli indici che hanno un aspetto particolare, sembrano quasi di ghiaccio, no? Sembrano quasi di ghiaccio. Ecco per cui lo chiamano polar. Attenzione che l'orologio, d'accordo, non ha la garanzia, ma avesse la garanzia sarebbe un orologio da oltre 10.000 euro, ma è molto ben conservato, eh? Fallo vedere, Sara, perché questo è un orologio che lo avete un po' bistrattato, ma merita invece, merita. E qua siamo insomma di fronte alla solita prova, no? Che poi alla fine certi orologi, certi particolari sono davvero apprezzati da poco, da pochi, apprezzati da poco. Questo è un quadrante singolare. Che potrebbe un domani effettivamente garantire una sovravalutazione di questo orologio, che è un quadrante paradossalmente sbagliato. Poi ne vedremo uno di quadrante sbagliato della Rolex che comunque ha invece sortito un effetto assolutamente contrario, cioè di far ipervalutare l'orologio. Di fare appunto il Daytona Patrizzi con quadrante, con indici. Con i contatori virati nocciola, ma lo vedremo più avanti, lo vedremo più avanti. Ritiriamo questo, eh? Questo di nuovo Tudor, beh, questa è un'altra, forse è il più bel esempio di come la Tudor davvero ha oggi cambiato, sì, la sua fisionomia, dei suoi orologi, l'estetica, eccetera, conservando comunque una sua estetica, si staccandosi da Rolex, ma comunque trovando davvero un'estetica convincente, assolutamente. Questo è davvero bellissimo. Questo quadrante panda bianco con i contatori neri in contrasto, tra l'altro due contatori con la versione dei Chrono Black Bay, la Tudor ha abbandonato un po' l'idea dei tre contatori. Le lancette sono Snowflakes, come in tutti gli eBay, Black Bay. Snowflakes, cioè fioco di neve. Questo è un 42 mm di diametro, pulsanti a vite, corona vite, nuovo, scatola garanzia. 5,2 la richiesta. Costa 5,6 e 40 l'orologio. L'orologio è nuovo, eh? L'orologio non ha mai toccato polso. Non ha mai toccato polso. Ci sono ancora le plastiche, perché tra l'altro sui Tudor le lasciano, le lasciano le plastiche. Contrariamente a quanto fanno sui Rolex, la prima cosa che fanno, lo sapete bene, se avete acquistato un Rolex dal concessionario, la prima operazione che il concessionario fa prima di consegnarvi l'orologio è togliere le plastiche, perché hanno un ordine tassativo dalla casa madre di consegnare gli orologi togliendo le plastiche originali. Questo perché la Rolex non vuole che poi gli orologi vengano rivenduti, perché poi in realtà la Rolex contrasta sicuramente, no? Questo fenomeno particolare, commerciale, che viene sui suoi orologi, che vengono poi rivenduti a cifre esorbitanti. Oddio, poi comunque fa un po' come, mia mamma mi diceva, no? Che c'era, sai, allora, una ragazza che si lamentava con la mamma, mamma, Tonio mi tocca, e poi a Tonio gli diceva, ma sì, Tonio, toccami che mi piace, no? Ecco, quindi faceva un po' questo doppio gioco, e la Rolex fa un po' questo doppio gioco, cioè di contrastare così lo sviluppo di questo commercio nero, di questi reseller, eccetera. Però gli fa piacere questo, no? Perché alla fine è quello che garantisce il prestigio del marchio, lo sviluppo, la crescita del marchio, del brand, che è quello che tutti vogliono oggi, eh? Qui siamo al paradosso, perché oggi le aziende, le multinazionali in particolari, sono quasi più interessate alla crescita, in chiave di immagine del marchio, del brand, che non
del numero di pezzi venduti. Ma che poi è strano, no? Perché storicamente una fabbrica, uno faceva una fabbrica di biciclette e cercava di farne quante più poteva e venderne quante più poteva. Oggi no, no. Oggi le aziende spesso sono attente attraverso le politiche di marketing allo sviluppo del brand, del marchio, del simbolo, del logo, che poi si rivendono a fiori di centinaia di milioni, no? Ritiriamo, quindi non c'è più lo scopo di fare qualcosa per soddisfare delle esigenze, quindi fare orologi per soddisfare le esigenze degli acquirenti, no? Sì, ce la facciamo, dai, abbiamo ancora mezz'oretta, quindi corriamo un po' di più, ce la facciamo. Vai, questo vabbè, è un 2005, scatola garanzia, trattativa riservata, 116 520, quindi Daytona già equipaggiato con calibro 41-30, 41-30 è il calibro Rolex, con innesto verticali delle funzioni cronografiche, sempre ruota colonne, ci mancherebbe. E poi c'è, vabbè, l'inversione, no, della posizione dei due contatori, no? Dove qui abbiamo i secondi continui al 6, e invece abbiamo il contaore cronografiche al 9, no? Mentre nel Daytona Zen abbiamo il contrario, cioè al 6 abbiamo il contaore crono e al 9 abbiamo invece i piccoli secondi continui, no? Vabbè. Altra differenza un po' negli indici, no? Che sono un po' più a sigarotto, più cicciotti, sempre luminescenti. E poi qui ci sono delle varianti diverse per quanto riguarda la grafica, sia della lunetta che del quadrante. Comunque, insomma, le differenze tra il Daytona Rolex, che dal 2000 in poi è stato realizzato, e il Daytona invece chiamato Zenith, quello realizzato fino al 2000, appunto, sono discretante, sono tante. Simili, l'orologio sono simili, ma sono tante differenze. Ritiriamo, anche come valutazioni, perché il Daytona Zenith, ricordo, è un molto più raro che il Daytona Rolex, quindi come valutazione più alta. Questo è splendido, di nuovo, è il reverso acciaio oro. Orologio per cui abbiamo chiesto, mi pare, 4,5, 4,7, una cosa del genere, no? Se non sbaglio. Orologio che costerebbe, perché non lo fanno più, acciaio oro non lo fanno più. L'orologio d'oro oggi, fosse un tutto oro, qua saremmo intorno ai 8,5 come richiesta, 8,5, 9. Acciaio oro 4,7 è praticamente la valutazione di un acciaio, quindi insomma, a mio avviso, molto conveniente. Teniamo presente, sì. Sì, ma lo so io, lo so io. 4,7, corredato da dado di scatto garanzia, versione classic, misura classic, che non è la piccola, ne nemmeno la grande, no? È quella da uomo, quella da uomo. E vedete che, appunto, dicevo, no? La cassa è oro, attenzione, perché la cassa è in oro. Questa è la versione acciaio oro, una versione che oggi non fanno più. Caratterizzata dalla realizzazione della cassa, che poi è quella che girevole, no? Che è realizzata in oro, mentre il resto della cassa, no? Che ospita praticamente la cassa rettangolare, è in acciaio. Quindi versione acciaio oro Classic 4,7, scatole garanzia. Ritiralo. Poi c'erano i due Dayjust 36 mm 16-200, uno del 2001. L'altro invece non ce l'ho scritto, comunque credo sia anche questo un 99, 97, una cosa del genere. Entrambi la richiesta 6 e 8. Orologi che se ne andate a cercare nuovi costano 7,7 di listino, o 7,6, non mi ricordo, ma credo 7,7. 36 mm, queste sono comunque le vecchie referenze, entrambi equipaggiati di scatola garanzia. Potete scegliere, appunto, se quadrante nero o quadrante blu. Quadrante blu, devo dire, con queste cifre romane radialmente disposte in oro bianco, insomma, forse un po' più accattivante, però è una questione di gusto, c'è chi magari preferisce uno o preferisce l'altro. Ti raccomando, Sara, di far vedere i bracciali, quindi li presentiamo insieme, però singolarmente facciamo vedere lo stato di conservazione dei bracciali. Come richiesta 6 e 8 cada uno. Poi insomma, se venite senza ritiri, qualcosa limiamo dalla richiesta, ma questo lo sapete, ci conoscete, sapete che con noi
Non siamo mai particolarmente rigidi nel prezzo, no? Il prezzo, perché poi noi abbiamo, di solito usciamo con un prezzo che se non ci, che prevede magari il ritiro, no? Per cui io vi chiedo 6,8, pensando che magari mi volete dare qualcosa indietro. Allora ragioniamo su quanto vale l'orologio che mi volete dare indietro. Nel caso in cui invece mi comprate l'orologio perché non avete nulla da dare indietro, qualche cosina riusciamo a limare. Non è che arriviamo a 6.000, chiaro, perché poi non abbiamo grandi margini noi. Sapete che negli orologi c'è il vantaggio che si vendono, questo è vero, però non ci sono grandi margini. Poi non riusciamo, specialmente i Rolex, non è che trovo qualcuno che è un orologio del genere e me lo vende a 3.000 euro. Magari. Ritiriamolo. Questo di nuovo è un orologio molto apprezzato, modaiolo, addirittura insomma l'orologio che ha lanciato la moda del big size, dell'orologio grande, il portoghese, 42 mm, mi pare 5,3 la richiesta, confermiamo, scatola garanzia, quadrante bianco e dai, bello, eh. Bello, bello. E tra l'altro leggibilissimo con le lancette a foglia, peccato che si sono sovrapposte, cosa mi dicevi Sara? 2010, scatola garanzia. Peccato che c'è la scatola che è un po' rovinata, però vabbè, insomma, quello ci sta. Le scatole IWC, devo dire, purtroppo nel tempo era un po' difficile che si conservassero bene. Versione acciaio, oggi costa, mi pare, 11,4 questo orologio, una cosa del genere, costa tantissimo. Il portoghese non lo puoi più toccare, versione nuova, hai gli indici blu, questo ha gli indici neri. Però 11.400 euro, dai, l'asticella mi pare abbastanza alta, tant'è vero che l'usato vedo che comunque continua a mantenersi intorno al 50% del valore di listino, più o meno. Non è, pur essendo un orologio molto ricercato, richiesto, modaiolo, eccetera, non è che siamo a un 30 meno, perché se fossimo a un 30% meno, dovremmo proporlo intorno ai 9.000 euro. Questo orologio non è ancora arrivato a queste cifre qua, perché l'asticella del nuovo è molto alta. Ritiriamolo. Questo invece è un sempre 16570 del 2009, però, attenzione, RRR, quindi con l'indicazione della referenza e il numero di cassa incisa direttamente sul reo. Poi abbiamo il bracciale Sell, quindi Solid Hand Link, ovvero l'ansetta che collega il bracciale all'orologio è piena. E quindi il calibro è il 3186, attenzione, il calibro non è il 3185 ma il 3186. Quindi questa è la versione transizionale dell'Explorer 2. Subito dopo è arrivata la referenza 216 570, no? Che tra l'altro è stata l'unica referenza con 216 570. E 39 mm, va bene, lo conosciamo questo orologio, mai toccato polso in questo caso, la richiesta è 9.000. Eh sì, dai, questo è un orologio particolare, eh? Questo è un orologio particolare. Pensate fosse un GMT, sarei qua a chiedere 14-15 mila euro. Questo è un orologio quindi da considerare in chiave d'accordo di utilizzazione, perché è un orologio da godere al polso, ma come tutti gli orologi del resto, ecco, sono assolutamente da godere al polso, però ecco un occhio di riguardo al valore collezionistico, al valore storico, al valore insomma ra di rarità che può avere questo orologio proprio perché transizionale, RRR, ne hanno fatti pochi col 3186, eccetera, eccetera. Orologi che magari nell'arco dei 10 anni triplicano il loro valore. Solo, ripeto, perché ce ne sono pochi, ce ne sono pochi. Quindi questo è un orologio che lo prendete, ve lo godete al polso, vi dà la sensazione di nuovo, perché comunque è nuovo, no? L'orologio è stato acquistato probabilmente per così farne una speculazione nel 2009, no? Nel 2009 questo.
E magari ve lo portate bene al pozzo senza rovinarlo, eccetera. Fra 10 anni avete delle piacevoli sorprese. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo invece cos'è, un 38 mm? Dov'è il calibro? Volevo vedere il diametro preciso di questo Zenith Elite col calibro 6,80. Col calibro Elite è un 37 mm, però dai, 37 mm sono tanti, un bel padellone. Non è equipaggiato di scatto della garanzia, la richiesta mi pare fosse 2,4, ma sì, dai, 2,4 lo diamo via, bello, chiedevamo fosse 2,5, ma 2,4 si può dare. Calibro Elite 6,80 automatico, leggendario calibro della Zenith, c'è il fondello trasparente, lo possiamo vedere, fa vedere, perché il particolare è da assolutamente far notare questo. No, questo calibro leggendario della Zenith ultra sottile, che ha vinto anche un premio come movimento automatico dell'anno, e che la Zenith realizza anche in versione hand winding, quindi carica manuale togliendo la massa oscillante, e appunto questo, insomma, questa è la firma di Zenith sul ponte principale, quello che tiene poi, mi pare, il bariletto, no? Se non sbaglio, lì sotto c'è il bariletto. Bello, fallo vedere ancora come viso, con i secondi al 9, un orologio sobrio, se vogliamo, essenziale, ma molto molto elegante, molto molto elegante. Ritiralo, grazie. Questo invece è il 114.000, però attenzione, quello col quadrante verde, e qui aspetta, che qua avevamo chiesto una cifra poi tra l'altro un po' esagerata, no? Perché avevamo chiesto 8,5, invece poi ci siamo accorti che possiamo ridimensionare la richiesta e possiamo fare 7,9 di questo. Non c'è? Non lo trovate? Attenzione, se andate in concessionario, questo lo so per certo perché un mio amico è andato, gliel'hanno fatto provare al polso, le piace, sì, sta bene, sì, lo compro, no, non glielo possiamo dare, che poi anche lì non capisco perché possano fare queste cose, guarda un po' che ci sono, cioè, passaci un po' il coso sul vetro, che magari rimane, è rimasto un po' sporco. E dicevo, no, gliel'hanno fatto provare l'orologio, poi non gliel'hanno dato, perché sono comunque, specialmente questi Super Oyster con inquadranti particolari, sono orologi molto ricercati, molto apprezzati e poco presenti nei concessionari, che spesso li hanno solo ad uso così di dimostrativo, di vetrina. No, li fanno vedere, te li fanno toccare, ti fanno annusare loro, però non te lo danno, Per averlo, perché questo è un orologio che costa 6.350, è vero, di listino, bisogna spendere qualcosa in più, e comprarlo da chi magari lo possiede e lo vuole mettere sul mercato, perché attenzione, non è che tutti lo vogliono mettere sul mercato, che adesso devo dire si è molto ridimensionato, perché io mi ricordo un verde così, l'avevo passato tempo fa, un paio d'anni fa forse, a più di 10.000 euro se non sbaglio, più di 10.000, perché il doppio, chiedevano il doppio, costava 6.000, 12.000, mamma mia. Sì, sì. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi c'era, ecco, questo è bello, questo è il classico orologio da estate, tra l'altro secondo me la versione più bella, quella con quadrante e lunetta nera, ed è il Seamaster 300. E 3,3 la richiesta, automatico, magnificamente conservato, adesso non ricordo se c'era il corredo, sinceramente, non credo però, non credo, no, non c'è il corredo, anche perché 3,3. Se no sarebbe un po' difficile averlo a questa cifra. E quindi 3,3 la richiesta, no corredo, ma magnificamente conservato. Fallo vedere, Sara, come è tenuto questo orologio, che di solito troviamo con la versione lunetta e quadrante blu, sempre col quadrante decoro ad onde, e raramente lo troviamo con quadrante e lunetta nera, che devo dire secondo me è molto più bello, molto più bello.
anche perché poi il blu di questo Seamaster 300 è un blu un po' slavato, non è un blu acceso elettrico che fa scena, ecco, che fa impatto. No, meglio il nero, meglio. Io preferisco di gran lunga il nero. E questo è il classico orologio che ci godiamo quest'estate al mare in tutta anche tranquillità, diciamocelo francamente. Ma non solo per quel che riguarda, insomma, la paura di incontrare persone, cioè, lasciamo la solita leggenda. No, per magari così il fatto che se succede che, non so, prendo un colpetto, eccetera, non, insomma, non metto a repentaglio 10.000 euro, no? Ritiriamolo, ritiriamo, lo porto con più tranquillità, perché poi è vero che questi orologi come questo, dai, questo è lo Skydweller, questo è il top di gamma della Rolex oggi come oggi. Una volta pensate che era negli anni 80-90 era il Day-Date, il top di gamma, oggi invece è questo, lo Skydweller. Questa è la referenza tra l'altro 33-69-34, quindi l'ultimissima referenza, è un 2024, scatola garanzia, trattativa riservata, scrivilo. Un orologio che costa 16.700 euro di listino, però non lo trovi a listino, non lo trovi specialmente con quadrante blu, è impensabile. Ed è caratterizzato dall'essere un GMT di altissimo livello, no? Un GMT sì tecnico ma anche elegante. Un orologio che nasce, ricordo, nel 2012, impermeabile a 10 atmosfere, 42 mm il diametro. Equipaggiato con due caratteristiche tecniche che sono il calendario annuale Saros e il sistema Ring Command, no? Per cui poi tu puoi attraverso azionare l'azionamento della lunetta in senso antiorario, primo, secondo, terzo scatto, unito all'azione nella lunetta, puoi regolare il secondo fuso orario, la data, l'orario dell'orologio, eccetera. Quindi è un orologio di fatto complicato, l'unico complicato che esista in casa Rolex. E il calendario Saros, calendario annuale Saros, garantisce l'autoregolazione della data per i mesi 30, 31, primo del mese, eccetera, a parte il febbraio, eh? Quindi l'unica azione che dobbiamo fare manuale per così regolare il calendario è al 28 di febbraio, che dobbiamo portarlo o sul 29 oppure sul 1 marzo. Poi per il resto invece se li calcola da solo, no? Quindi aprile, per esempio, che aveva 30 giorni, dal 30 aprile scatta direttamente al 1 maggio, da solo, senza che vai tu ad azionarlo. Settembre uguale, no? Abbiamo 30 giorni, però lui passerà dal 30 settembre al 1º ottobre. A luglio invece ha 31 giorni e lui farà 30 luglio, 31 luglio, 1º agosto, no? Quindi si calcola da solo tutti i 30-31, salvo, ripeto, il 28 di febbraio. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo di nuovo un altro grandissimo orologio, bellissimo. Qui c'è da cambiare il cinturino, ma poi dai, due e due li voglio tutti perché è lunetta oro. È lunetta oro. Però è un cronomat. Tra l'altro equipaggiato di un quadrante molto intrigante, fondo blu, contatori oro che riprendono un po' l'oro della lunetta, perché la lunetta sarà 15 grammi di lunetta, ci sono 700 euro solo di lunetta, quasi se la smontiamo e la fondiamo. E due due quindi li voglio, li pretendo, come la canzone. No, lì era ti pretendo, invece qua è li pretendo, no? 39 mm il diametro, automatico, cronomat, insomma un orologio che non ha niente da scoprire, non c'è, dove non c'è niente da scoprire è un orologio che conosciamo, ecco, è sempre comunque gradevole, è sempre lui, assolutamente. Poi versione cronomat qualcosa a meno abbiamo, questo invece è un po' particolare. Non solo per la lunetta che è in oro, ripeto, però anche per il quadrante che lo rende particolarmente attraente. Ritiriamolo, eccolo qua, un po' la novità di oggi, ti dico già trattativa riservata, questo è uno di quegli orologi particolarissimi. Questo è un seriale W Patrizi Dial,
del 96, mi pare, con scatola garanzia ovviamente. E vedete, adesso mi dispiace perché il viraggio dei contatori nocciola qua non si nota tanto. Cosa vuol dire viraggio dei contatori? Sapete che in alcuni orologi, no, seriale T e seriale W e T, realizzati, parliamo di Daytona, tra il 93 e il 97 più o meno, c'è stato un problema tecnico, no? Cioè i contatori. No, il profilo dei contatori, che di solito era argenteo, cambiava colore, virava, no? Per un processo che ancora non si è capito, perché praticamente alcuni dicono che si tratta di precipitazione, di un fenomeno di precipitazione, alcuni dicono invece che era non era sufficientemente protetta da una vernice trasparente chiamata Zapon, pensate, che proteggeva l'argenteo, no, del contatore. Questa vernice Zappone, appunto, si deteriorava e faceva cambiare il colore argento a un beige in un primo tempo, oppure un nocciola o addirittura un marrone, perché ci sono 3 gradi di viraggio: beige, marrone, beige, nocciola e marrone. Questo devo dire è un nocciola pieno, anche se mi spiace, ma la ripresa non gli rende giustizia. Consiglio a tutti di vederlo, se siete interessati al pezzo, naturalmente venirlo a vedere de visu in negozio, perché è diverso, è diverso. Oppure magari proverò con le foto, magari a far capire effettivamente qual è il grado di viraggio, che è un nocciola pieno qui, è un nocciola pieno. L'orologio è di Genova, tra l'altro. E qui vabbè. C'è una storia particolare, no? Su questo fenomeno di difetto dei quadranti, di alcuni quadranti dei Daytona, scoperto da Patrizi, addirittura su un orologio del nostro genovese Guido Mondani, no? Che è stato lui che inconsapevolmente e in un primo tempo gli è venuto un colpo, è andato a prendere un Daytona che aveva conservato in cassetta, non so adesso per venderlo, perché me l'ha raccontato lui stesso, o venderlo, adesso non mi ricordo, venderlo oppure metterlo al polso, eccetera, e vede questi quadranti tutti rovinati, no? Questo viraggio dei contatori che non sono più argento, ma sono diventati marroni, eccetera, sono scuriti. E subito lui si dispera perché dice: Madonna, guarda qua cosa è successo, cosa ne faccio di questo? Beh, insomma, chiamano la Rolex addirittura e praticamente la Rolex in un primo tempo, o meglio, no, Patrizi rovescia la cosa, no? Patrizi rovescia la cosa perché dice: guarda che bello che è, uomo, questo è un fenomeno unico nel quadrante che lo rende particolarmente bello, questo è un orologio che vale il doppio di quello che valgono gli orologi normali, eccetera. Quindi Patrizi, da ottimista, vede il bicchiere mezzo pieno, cioè vede non un difetto ma un pregio estetico. Pubblicano questi orologi nei libri, la Rolex chiama Mondani, dice: come ti permetti di pubblicare orologi falsi, no, squadranti manomessi, eccetera, non ti... E lui invece candidamente conferma, dice: guarda che l'orologio è il vostro, no, se vogliamo ne parliamo, eccetera. Viene convocato una commissione tecnica, no, della Rolex, che arrivano da Ginevra direttamente, si incontrano a Milano in un hotel, eccetera, dove Mondani porta questo orologio e la Rolex, o meglio, questi tecnici, lì Guido mi ricordo che mi ha detto: se lo sarebbero mangiato questo orologio. I tecnici della Rolex invece devono per forza accettare che si tratta di un originale, che si tratta quindi di un errore, no? Di un problema, di un difetto di quei quadranti che sono stati ovviamente poi tolti. Però non hanno potuto, loro volevano, diciamo così, dire che era falso l'orologio, non hanno potuto dire che era falso, quadrante era il suo, era solo rovinato. E appunto mi diceva: se lo sarebbero mangiato piuttosto che ammettere il loro errore. Poi invece questo errore è diventato commercialmente una cosa molto gradevole, no? Come impatto. E molto ricercato dagli appassionati, dai collezionisti, eccetera, no?
Questi quindi quadranti con questo viraggio sono oggi altamente ricercati, molto più valutati, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tre gradi di viraggio, il beige, il nocciola e il marrone. Poi anche lì, dire che il marrone sia più valutato del beige o del nocciola è vero e non è vero, perché comunque rimane sempre il gusto, no? Cioè io posso essere più attratto dal viraggio nocciola, posso essere più attratto dal viraggio beige oppure dal viraggio marrone. Quindi è sempre una questione personale, di gusto proprio. Ovviamente se a me piace il viraggio nocciola, pagherò di più, sono disposto a pagare di più un viraggio nocciola che non un viraggio marrone. Diversamente, se preferisco il viraggio marrone, è contrario, eccetera. Però attenzione, i viraggi secondo me devono essere considerati in base al gusto di chi poi lo desidera, lo vuole. Ritiriamolo, dai, che abbiamo perso un po' di tempo, mannaggia, adesso abbiamo poco tempo, come al solito, pochi minuti, 6 mi pare, per ricordare per esempio il WIMS a 2200 euro, 44 mm, questo è uno degli orologi che preferisco, no? Perché mi piace tanto, a parte il valore storico, culturale, no? Poi mi piace molto l'impatto di questo orologione aeronautico militare con corona a cipolla, scatola garanzia, questa è una riedizione ovviamente, no? Se fossimo di fronte all'originale degli anni, mi pare, 30, disegnato dal colonnello Wims, saremo di fronte a un orologio che vale più di 20.000 euro. E automatico, scatola garanzia, qua c'è tutto. 2-2 la richiesta, e anche qua sono abbastanza rigido come richiesta, perché lì merita assolutamente. Un orologio che di listino costa intorno ai 3.000 e qualcosa, no? Non so se è ancora in produzione. Ed è caratterizzato, ripeto, da quel quadrantino regolabile autonomamente all'interno, no? Per cui possiamo sincronizzare questo, l'indicatore dei secondi, no? A seconda delle esigenze, autonomamente. Ritiriamolo. Poi c'era Splendido, questo è uno di nuovo degli orologi che mi emozionano di più, del 2024, 41 mm, il Datejust lunetto oro bianco, però quadrante menta, il mint, come lo chiamano, mint, adesso non mi ricordo. E qui la richiesta era sopra il listino, il listino è 10.750, noi chiediamo mi pare 3.000 euro in più del listino, poi insomma qualcosa si può limare, ma non è che arriviamo a darvelo al listino, purtroppo no, non si può. Orologio che non ha mai toccato il polso, ovviamente equipaggiato di scatola e garanzia, e il quadrante verde, devo dire, rende di più dal vivo che non in televisione, che non attraverso la ripresa televisiva, no? Che comunque, ovviamente, per carità, è valida, no? Però come resa, è come anche prima abbiamo visto il viraggio dei contatori del Patrizi Dial, dal vivo è di più, si vede meglio, tende un po' a schiarire, cioè la ripresa televisiva tende un po' a così diversificare l'impatto estetico del colore, un po', leggermente, sì. Ritiralo questo, che poi vi ricordo il Mission Heart, quello per cui abbiamo chiesto 4,8, dell'IVC, uno spettacolo di orologio, c'è scritto 4,6 ma in realtà la richiesta è 4,8, e questo è questo è un grande orologio, automatico, ingegnere, qui c'è una storia dietro, è un orologio che è disegnato anch'esso da Gerald Genta, che è il padre, come sappiamo, del Royal Oak e del Nautilus, e un orologio che secondo me è stato molto sottostimato, sottovalutato, dell'IVC, un po' dal mercato, ma da IVC stessa, secondo me, no? Che ha anche cercato nel corso degli anni, questo è un orologio che nasce negli anni 50 e fino ai giorni nostri, insomma, ci ha lavorato poco e male, e oggi invece, secondo me, ha trovato la quadra, no?
proponendo la versione, diciamo, più interessante di questo ingegnere, con questa cassa molto, molto aggressiva, molto sportiva, solida, robusta, è un antimagnetico per eccellenza, questo antimagnetico a più di 80.000 ampermetro, e poi c'è questa 12 atmosfere, coronavite, insomma, grande leggibilità. E 4.800 contro i 7.600 euro del listino, scusatemi, ma insomma, dai, va bene, no? È giusto pagare un 30-40% in meno del listino, un orologio usato. Quindi troviamo l'orologio, ricordiamo che è una macchina che si usura poco, quindi va comprata usata, se tenuta bene, paghiamo meno e abbiamo la stessa qualità. Scatola garanzia, ritiriamolo, ricordo i due Submariner che ci sono, uno corredato di scatola garanzia, l'altro no, quello corredato di scatola garanzia costa 9,2, quello no corredato di scatola garanzia del 2003 viene 7,9, molto bello tra l'altro questo non corredato, fuori ciechi se non sbaglio, fa un po' vedere, sì, sì, perché questo era quello che è stato regalato ad una laurea, e quello sulla sinistra, sì, è stato regalato a una laurea, poi nel corso di un trasloco è andato perso scatola garanzia, quindi oggi viene proposto a 7,9, no? Orologio che se avesse scatola garanzia sarei qua a chiedere 9,7, 9,8, tranquillamente un paio di mille in più. L'altro invece 9,2 è un anni 90, con gli indici un po' ingialliti, che non guasta, per carità, no? Con scatola garanzia, con corredo di scatola garanzia. La referenza 16610 la conosciamo, è abbastanza, insomma, conosciuta, rinomata, eccetera. E non sta a me adesso, insomma, scoprirla, scoprirla. Ritiriamolo. Io penso che nel corso di 20 anni di attività della Marengo, noi siamo qua dal 2002, ne avremmo venduti a tonnellate, questo è. Questo, scusatemi, ma con tutto il rispetto del Submariner, per cui chiedevo 9.200 euro del corredato e 7.900 del non corredato, un orologio che costa 10.350 di listino, questo è un orologio, il Marine Breguet 2, il Marine 2, che costa di listino 19.100 euro, sono qua a chiedere 11.400. Scatola garanzia praticamente nuovo. E qua, scusate, ma fareste il salto di qualità. Assolutamente il salto di qualità. La cifra da sborsare è la stessa più o meno che dovreste sborsare per un Submariner di ultima generazione. Però dai, non c'è proprio paragone. Certo, questo è un orologio che non riconosce il benzinaio, non ve lo riconosce il barista, no? Lo so, non è che il comune mortale conosce questo orologio. Se però incrociate, incontrate l'amministratore delegato Fiat, sicuramente, insomma, questo orologio, ecco, ve lo nota, ma questo, ecco, per parlare della sua visibilità, della sua resa, così, diciamo, estetica, no? E questo è davvero bello. Il quadrante, pensate che è in oro, poi con questo decoro come onda centrale di Guy Laucher, sistema grandata, guardate lì, sotto a ore 6 vedete l'indicazione della grandata, automatico impermeabile a 10 atmosfere, quindi un orologio con cui possiamo tranquillamente fare il bagno, cinturino caucciù, qui c'è scatola garanzia, per carità. Poi le caratteristiche della cassa con la finitura Canelé nel Réau, no, nel Réau, scusate, nella Carrure. E poi l'estrema raffinatezza delle finiture, sia sulle anse, guardate, sia sulle. Mettilo un po' di profilo, voglio vedere la corona, guarda che meraviglia. Ecco, questa è appunto la finitura Canelé che abbiamo nella lunetta. Le stesse spallette di protezione sulla corona, guardate come sono articolate, come sono eleganti, si fanno notare poco e comunque assolvono la loro funzione di proteggere la corona da eventuali urti accidentali. E in ultimo la corona, che vedete logata, logata, con l'indice appunto Breguet. Splendida poi la chiusura, dépliante in acciaio, 11.400 euro,
di un orologio che in realtà ne costerebbe 19.100. Abbiamo finito il tempo? Ci sono rimasti fuori un po' di orologi, peccato, vabbè, li faremo vedere la prossima settimana. Comunque ricordo che mercoledì saremo in onda con un'altra trasmissione senza i Rolex, ma con orologi comunque interessanti di diversa fascia di prezzo, per cui possiamo accontentare tutti, sia quelli che possono spendere, quelli che magari possono spendere un po' meno. Perché come dico sempre, gli orologi a volte bisogna distinguere quello che è il loro valore da quel che costano. Un conto è quel che costano, un conto è quel che valgono, sono due cose diverse. Quindi a mercoledì l'appuntamento. Per adesso ringrazio Slato, ringrazio la nostra Saretta, la troveremo mercoledì, ci sei? Vabbè, allora c'è mercoledì, c'è anche lei. A tutti una buona giornata, arrivederci.